In alcuni discorsi teorici ha elencato alcune delle posizioni di politica economica definendole parte neoliberiste mentre altre social-liberiste, e precisando che in realtà non si tratta, come ritiene una certa vulgata dominante, di una ritirata nello Stato, di una ritirata dello Stato. E cosa intendi con le definizioni di neoliberista e di social-liberista? Allora, esiste una leggenda, secondo me, no? La leggenda è che una volta c'era il pensiero neoclassico, che era essenzialmente liberista, poi dopo gli anni 30 ci si è resi conto dei limiti del libero mercato, è intervenuta la riflessione keynesiana, quindi un interventismo, dopo la Thatcher e Reagan si è avuta una controrivoluzione neoliberista, dove neoliberismo significa ritorno all'antico, ritorno al liberismo, ritorno in forma nuova al pensiero neoclassico, ora nei vari monetarismi, aspettative razionali. In futuro dovremmo rompere con questo neoliberismo, facendo ruotare il pendolo di nuovo verso una forma di interventismo che è in forma, in qualche modo, una forma di keynesismo, soltanto un po' più di sinistra rispetto a prima. Qualcuno rivernice a questa cosa dicendo che è marxismo. La fase dopo il 79-82 viene definita il pensiero unico. Io non ho mai incontrato il pensiero unico, vedo un pensiero dominante molto diviso e in cui vi sono diverse frazioni. Innanzitutto, per me il liberismo non è mai esistito. L'economia liberista forse lo era l'Inghilterra delle origini, che era l'unico paese veramente capitalista, quindi imporre il libero mercato allora era una forma di neomercantilismo in qualche modo, di politica non neomercantilista, di politica in cui si riusciva a esportare il proprio modello altrove. L'economia neoclassica è nata da tre filoni: la rase più economica generale, Givons, che poi viene corretto in qualche modo da Marshall, che è l'equilibrio parziale. Marshall è un autore molto interessante da molti punti di vista, e il filone austriaco Menger, da cui vengono poi Benbavec, ma anche Mises, Hayek e così via. Pensavano di essere la stessa cosa. Negli anni 30 capiscono che non è così, quando c'è il socialismo e il dibattito sul piano. Così gli austriaci sono sbattuti fuori o si sbattono fuori dall'ortodossia e ti dicono: guarda che l'economia neoclassica varasiana in realtà, e hanno ragione secondo me, è l'economia di una società di piano, non di un autentico mercato. Il fatto è che Barras viene trasformato nel tempo. L'equilibrio economico generale di Barras era quello che si chiama un equilibrio temporaneo. Nell'equilibrio temporaneo non c'è bisogno di un'eguaglianza del saggio del profitto. I critici, il filone alla Garegnani e così via di cui parlavo prima, hanno interpretato Barras come se proponesse una sorta, nella teoria neoclassica, di equilibrio di lungo periodo come nella teoria classico-marziana, imponendogli un eguale saggio del profitto. Augusto Graziani, nella metà degli anni 60, disse: no, le cose non stanno così dal punto di vista logico, nei loro termini i modelli funzionano. Altra cosa è la critica giusta che fanno gli israfisti alla Garegnani, secondo la quale il concetto di capitale aggregato, no, che ottiene un saggio del profitto come sua remunerazione, beh, questa è una bufala, si può dimostrare logicamente. Il fatto è che contemporaneamente i barrasiani hanno trasformato l'equilibrio temporaneo in un equilibrio intertemporale, quello che si chiama Arrow-Debre. Questo è il modello della teoria economica tutta dominante, solo che io vi dico si spezza in due filoni, perché c'è chi, come i monetaristi, le aspettative razionali, che ti dicono questa cosa qui, che non ha più il capitale aggregato. Il capitale, i mezzi di produzione sono tutti presi così come sono, disaggregati. Questa cosa qui, l'equilibrio economico generale intertemporale, è qualche cosa che è totalmente irrealistico, ma cosa importa?
noi costruiamo i nostri modelli e i nostri modelli li andiamo a verificare e funzionano. Cioè quando io gioco a biliardo o guardo uno che gioca a biliardo, mi immagino che lui conosca tutte le leggi della fisica per cui rimbalzi, ma quando lo analizzo posso supporre che sia come se lui conoscesse quelle leggi. La cosa singolare è che alcuni marxisti adottano lo stesso atteggiamento sulla teoria di Marx, cioè non importa che funzioni o non funzioni, cioè non importa, no, mi sono espresso male, la teoria del valore del lavoro parte su una serie di assunzioni, si costruisce così com'è, dopodiché vogliamo vedere se è vero o se è falsa, io ti dimostro che è coerente, poi se è vero o se è falsa lo devo vedere andandolo a verificare con la realtà. Questo per varie ragioni è una metodologia in cui non credo. Questo è stato un mainstream, più o meno a questo si agganciano i monetaristi, la nuova macroeconomia classica eccetera, e quindi è una parte del mainstream, però c'è un mainstream contro il mainstream che forse è stato più mainstream ed è quelli che io chiamo gli imperfezionisti, sono appunto Arrow, De Broglie, Frank Kahn e tutta una serie di autori che dicono è un grandissimo risultato l'equilibrio economico generale, perché mi dimostra come potrebbe funzionare un sistema di agenti egoistici che si connettono sul mercato. La risposta al problema di Adam Smith, perché non c'è il caos e invece c'è l'equilibrio, ma nel dimostrarmelo mi crea un strumento teorico in cui io non ho più bisogno della moneta, la moneta non può entrarci, come non c'entrano un sacco di cose che sono chiaramente importanti. Proprio perché è rigoroso, io posso usare quello schema introducendogli delle imperfezioni, il numero minimo di imperfezioni che mi consente di introdurre la moneta, magari di introdurre anche il governo per risolvere certi fallimenti di mercato, di introdurre, perché no, relazioni di potere, conflitti, asimmetrie. Questo secondo filone del mainstream è stato in grado di moltiplicarsi e di includere qualsiasi tipo di fenomeno sociale. Di dirti, noi siamo in realtà il linguaggio che deve essere di tutti gli economisti, economisti seri, i quali devono microfondare le proprie conclusioni macroeconomiche, in un senso che però è diverso dall'altro filone, no? Perché qui tu hai una visione molto più realistica, molto più flessibile. Allora, o tu dici, come io tendo a dire, che questi sono tutti neoclassici, però devi distinguerli l'uno dall'altro, oppure devi dire, se guardi il secondo filone, che i neoclassici non li trovi più da nessuna parte, che è quello che loro dicono. Cosa c'entra con social liberismo e neoliberismo? Questa è una distinzione che si direbbe una sorta di ideal tipo, cioè mi serve per classificare, però delle posizioni concrete possono essere miste. Per dire, Bush e Berlusconi corrispondono ai miei neoliberisti, probabilmente Prodi e Clinton sono già più vicini al mio socialliberismo, uno come Blair sta in qualche modo a metà, io vi direi addirittura che uno come Negri è un socialliberista radicale, quindi posizioni politiche molto distinte e forse anche in alcuni casi distanti. Per essere veloce la metterò così. Guardiamo al mercato del lavoro. I neoliberisti lì sono veramente liberisti, cioè evitiamo tutte le posizioni di difesa delle condizioni lavorative, la precarizzazione, per andare un po' alla svelta, va bene. Il welfare è un modo di finanziare il non lavoro, tagliamolo via il più possibile, certo non potremo tagliarlo via integralmente, ma nella misura del possibile sì. Nel caso troveremo una sorta di sussidio per i poveri, Friedman sostiene una forma di reddito di esistenza nella forma di una
imposta negativa e così via. Quindi i neoliberisti sono liberisti? Sì. Sul mercato del lavoro e nel welfare sono liberisti contro il lavoro. Il mercato dei prodotti e disavanzo dello Stato. Beh, ai neoliberisti non fa problema l'assenza di libera concorrenza sul mercato dei prodotti o dei servizi. Assolutamente no. Rifaccio i due nomi di prima, Bush e Berlusconi, sono dei monopolisti. D'altronde, se voi prendete gli austriaci, sono eterodossi ma hanno un po' determinato l'ideologia. Allora, il problema non è avere la libera concorrenza, semmai è non avere l'abuso eccessivo di posizioni dominanti. Poi c'è la spesa pubblica, di nuovo due nomi, Bush e Berlusconi, cioè, sono stati più che disponibili a disavanzi di Stato che vengono trovati. Voi ricorderete la battuta che non è del Modern Theorist di Reagan quando disse a un certo punto: ma non si preoccupa del debito pubblico? No, il debito pubblico è adulto a sufficienza e può preoccuparsi lui di se stesso. I presidenti degli Stati Uniti che hanno aumentato di più il debito pubblico sono Reagan e Bush Jr. Prendiamo i socialliberisti. I socialliberisti non sono, come tendono a dire i francesi sotto lo stesso nome, come spesso si usa questa categoria in modo un po' volgare. Quando io l'ho introdotta, i miei amici politici non se la ricordavano mai bene, liberal, socialismo, cose strane. No, io credo che sia una cosa diversa. Credo che abbiano un'anima di sinistra, credo che siano anime candide, molto ben intenzionate. Poi per qualche ragione sono più preoccupato della loro anima sociale che della loro anima liberista. Prendiamolo al contrario. Dove sono liberisti? Nel mercato dei prodotti e per quanto riguarda lo Stato. Nel mercato dei prodotti il discorso è semplice. C'è una brutta bestia che è il capitale. Più mercato regola quella brutta bestia che è il capitale. In Italia è mancata una rivoluzione. Noi abbiamo imprese troppo piccole o grosse imprese troppo dominanti. Dovremmo fare in Italia un autentico mercato finanziario, ma per fare un autentico mercato finanziario dobbiamo trovare una domanda di titoli. Per trovare una domanda di titoli facciamo i fondi pensione, che possono essere orientati anche socialmente. Questa cosa non l'ha detta solo il mio amico Marcello Messori, che è uno dei miei modelli per la categoria socialliberista come miscelanietà. Per un certo periodo l'ha condivisa anche Giorgio Lunghini, andate a leggere un articolo che pubblicò sul Manifesto in favore dei fondi pensione con un'anima di sinistra. È la cultura dell'antitrust. Loro lì sono più liberisti dei neoliberisti. Sullo Stato, chi è stato favorevole al patto di stabilità? Io non è che non capisca le ragioni dello spreco, cioè, ci sono anche delle buone ragioni. Ma queste buone ragioni si fondavano sull'idea che in qualche modo i problemi radicali di grande crisi e di mancanza di domanda effettiva non si sarebbero verificati. La formula del socialliberismo è la formula di Jospin, il libero mercato crea la ricchezza, ma crea una società, scusatemi il termine tecnico, di merda, quindi bisogna intervenire sul terreno della distribuzione. Ahimè, il modo di creare ricchezza si è rivelato, come detto prima, fragile, instabile, la grande crisi è tornata. Ma non sono loro i liberisti, perché se voi vi spostate sul mercato del lavoro e sul mercato, sul welfare, loro hanno un'anima autenticamente sociale. Non vogliono, sono anime, lo dico, candide e buone, loro non vogliono la precarietà, vogliono la flessibilità. Noi non difendiamo il posto di lavoro, difendiamo il lavoratore. Per far questo ci vuole una riforma del welfare, che non sia più un welfare lavoristico, ma un welfare universale, che abbia delle forme anche di sostegno del reddito. Per questo dico che Negri in qualche maniera
è il classico riformista massimalista che dice più uno, facciamo un reddito di esistenza, allora invece di avere un reddito di sostegno ai precari tu c'hai un reddito di esistenza. Il problema è che poi quelli che discendono da negri impugnano il reddito di esistenza e ti dicono cominciamo dal reddito ai precari, ma se tu cominci dal reddito ai precari sei nella via per l'inferno. Non lo diceva solo Marx nel Capitale, lo diceva anche Polanyi nella Grande Trasformazione. C'è un'esperienza storica che è Spin and Land, quando le parrocchie sostenevano i poveri, e Marx dice in una nota hanno creato dei mendicanti a cui hanno tolto anche la dignità, e la cosa comunque non funzionò, cioè fu solo vaselina per la ristrutturazione, la costituzione, la formazione della nuova classe operaia. Dov'è il problema? Il problema sta nel fatto che si è creato un nuovo ciclo politico diverso da quello di Kavelsky negli ultimi decenni. L'esempio più chiaro è qui proprio l'Italia. Partiamo dal fatto che vanno al governo i neoliberisti, spendono e spandono, poi a un certo punto vengono cacciati via, anche perché loro cercano di praticare il loro programma sociale anti lavoratori, e si coalizza un'opposizione. Basta. A quel punto vanno al governo i socialliberisti, anche magari con un po' di sinistra radicale, un fronte talmente vasto e variegato che avrebbe dei problemi. Guardano i bilanci, non ci sono più soldi. Allora l'anima socialliberista, nella realtà storica ci sono anche i neoliberisti, i liberisti, è un'altra cosa, e liberisti e neoliberisti, ma dirò poi chi sono i liberisti. L'anima socialliberista dice noi vorremmo redistribuire, ma come si fa? Allora un attimo, fateci ripartire la macchina, facciamo sviluppare un po' le nostre riforme dell'impresa, del mercato del lavoro e così via, a questo punto ci sarà un po' di crescita e dopo in una seconda fase redistribuiremo di più. La sinistra radicale un po' ci sta, un po' dice ma si dovrebbe fare un pochettino di più, e magari c'è il governo per un problema di ticket o per problemi insomma più sostanziali. Tu non riesci più a tenere quel fronte tutto insieme, perché tu cominci a dover reprimere quei pochi movimenti sociali che magari ci sono, perché se no ti salta tutto in aria, e tutto salta in aria. Questa è la storia ovviamente del primo Berlusconi e del primo Prodi, dopodiché c'è Prodi, D'Alema, Amato, poi la cosa riparte una seconda volta. La mia idea è che riparte con una tendenza ovviamente al disastro, perché la gente si stufa. Io pensavo francamente che con il secondo Prodi questa vicenda fosse finita, ma il ciclo è ripartito per una sorta di colpo di stato dolce. Io non sono un ammiratore di Berlusconi, lui è stato sostituito con Monti, il primo ministro greco, tutti legati a Goldman Sachs, credo, no? Quindi questo ciclo un po' in qualche modo funziona. È un ciclo evidentemente del tutto perverso. La mia convinzione è che il mondo in cui noi viviamo è un mondo, magari per la crisi attuale, è un mondo che non è qualificabile come liberista in senso proprio, e non è neanche qualificabile il neoliberismo come il ritorno a lasciar fare, è una forma nuova di interventismo. I liberisti esistono, ho accennato prima, in un articolo mi capitò di dire i liberisti esistono solo come editorialisti del Corriere della Sera. Avevo in mente, evidentemente, Giavazzi e Monti, soprattutto Monti, è diventato addirittura Presidente del Consiglio. Non è durato molto, comunque non avrebbe potuto, secondo me, più di tanto andare avanti. Ad un certo punto l'esperienza del liberismo puro, quello che prende la parte liberista dei socialliberisti e la parte liberista dei neoliberisti, a un certo punto incontra dei limiti, e infatti lui è durato quello che è durato. Il paradosso di Giavazzi è che secondo me per certi versi Giavazzi è più lucido dei nostri economisti di sinistra, perché Giavazzi dopo la crisi di Lehman Brothers ha cominciato a dire una cosa
che dicevamo Joseph Halevi ed io prima, ed era scordatevi la battaglia contro il patto di stabilità. Il patto di stabilità non è una misura economica, è una misura politica, la applicano quando vogliono. Non opponete la stabilizzazione del debito pubblico, perché quello che ci vuole per i problemi strutturali che abbiamo di fronte è una crescita del debito pubblico rispetto al PIL, i disavanzi buoni di Borghese, i disavanzi attivi di Borghese, che producono qualcosa nel tempo. Ingenuamente nel 2005, quando il governo c'erano Prodi e Padoa-Schioppa, il primo, quello che era stato presidente della Commissione europea e uno del sistema della BCE, noi dicemmo una cosa che di nuovo può apparire abbastanza di destra. Beh, la sinistra radicale può dire: volete che stiamo al governo? Stiamo al governo su questi obiettivi, ma voi dovete andare in Europa, perché voi il prestigio ce l'avete, a dire: noi rientriamo in 5 anni con una politica di crescita. Se volete la mia opinione, gli avrebbero detto di non subito, ma non avremmo avuto l'effetto devastante del mezzo. La logica a me sembra che fosse una logica pulita. Paradossalmente, Giavazzi, dopo che Lehman Brothers, non prima, in Italia destra e sinistra si sono accorti della gravità della crisi dopo Lehman Brothers, quello che ha detto è, e l'ho ripetuto adesso, ma andatevi a leggere gli articoli dopo Lehman Brothers, la stessa cosa, ha detto: ci va un aumento del rapporto disavanzo PIL significativo. Lui lo gioca dalla sua, cioè lui dice attraverso riduzione di imposte, e intanto voi, perché io vi faccio ripartire il meccanismo in questo modo, me lo ripagate in anticipo voi parti sociali, attraverso uno smantellamento del sistema delle pensioni, questo e quello. Non è ovviamente la logica che avevamo a Levi e io, che era: questa cosa, se ha senso, ha senso dentro un discorso di socializzazione degli investimenti e New Deal, nel senso che vi ho detto prima.